In questi ultimi giorni sono molti pareri contrari al caso in Unione Europea riguardante l'etichettatura del vino e degli alcolici, che partita dall'Irlanda dovrebbe comunicare messaggi allarmistici sulla natura del vino, un mercato che in Italia vale 14 miliardi di euro. In Irlanda le etichette che saranno apposte ai contenitori per il vino correleranno il consumo con alcune gravi malattie, al pari dei messaggi apposti sulle scatole di sigarette. Paragonare gli effetti dell'eccesso di consumo a un consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità è improprio, afferma il consigliere regionale Razzolini di Fratelli d'Italia, sostenendo l'operato del ministro Lollobrigida nella difesa del Made in Italy. A riguardo, il consigliere Pan della Lega ha presentato una mozione per impegnare la regione ad attivarsi presso i ministeri preposti per evitare la decisione di Bruxelles, impedendo che diventi obbligatoria per l'Italia. Sarebbe un grosso colpo per gli imprenditori del vino. Inoltre, afferma, non risolverebbero il problema dell'alcolismo. Ora le autorità nazionali possono adottare la legge, ma a ciò si oppongono i produttori di 9 paesi, inclusi i maggiori competitor italiani. Ora l'Irlanda, nonostante il parere contrario del Parlamento, può adottare questa legge e le altre nazioni possono allinearsi. Questo provvedimento viene visto come un attacco diretto all'Italia, principale esportatore, con cui un intero settore si sente minato. Anche Pavanetto, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, conferma contrarietà al provvedimento, certo che il Veneto farà la propria parte a difesa del prodotto e del settore. Il problema è che la scritta sarebbe fasulla, non è il prodotto ad essere nocivo, ma l'abuso del consumo. L'obiettivo quindi non è più informare, ma condizionare, generando paura. Difendere la qualità dei nostri prodotti è per noi un dovere, conclude Pavanetto. Solo le bugie nuociono gravemente alla salute fisica, mentale ed economica. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato, dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.